Questa è la mia storia. Sì, sono preoccupata. Di che? Lo sai, la tua vita, quello che fai. Non ci pensare. Tutti ti vogliono forte in questa vita. E tu fai in modo che... come per magia. Un obiettivo solo. Mi stai dicendo? Non è stato. È stato tuo figlio. Non me, Nicolai. Che spettacolare! Perché tu, se c'è una posizione e una casa, devi ringraziare a me. E per quello che faccio per voi. Amore, amore. Mi devi fare un favore. Dimmi. Hai parlato con tuo vicino di legge? Quando io mi parlavo a fare una bella sorpresa. Ha analizzato bene la situazione e io non posso. Giulia! Giulia! Un uomo che credeva di avere tutto. Tu lo dici solo perché sei geloso di non è tuo padre. Che minchia ci stiamo aspettando? Facciamole fuori. Sara, e che minchia è sempre buon mandare la testa. La guerra così bella non ha fatto mai, l'ha finito di giocare. Dopo andare a sua casa. Va bene, Mario. Pace fatta. Pace fatta. Avvocato! Hai finito di rompere la vita! No. Figli di puttana, lasciatela stare! C'è una che te lo faccio pagare! Sì. Lasciatela! Chi sei, pezzo di me? Che ti manca? Parla, detto, parla, che ti manca? E come sta Ilaria? Ilaria si è chiusa in se stessa. Pippo, ma tu pensi di aver avuto rispetto per me? Invincibile. Allora, hai fatto entrare cada essere nella nostra zona. Ora! Non preoccupare, io parlo sempre anticipato. Amore! Lasciamo stare, no! Lasciamo stare! Lasciamo stare! Saro! Iano! All'amore, la 1-1, va pegati! Dovevi venire da me! Alla tua famiglia! E non te lo devo ripetere più! Davide! Bastardi! Potente! Però stai tranquillo, che chi ha fatto quello che ha fatto ha già pagato. E che significa? Ancora si tocca di Piccioletta. Mia figlia, con noi non c'entrava niente. Il rispetto degli altri te lo devi guadagnare giorno per giorno. Nessuno ti regala niente. Vida, ti prego, vattene. Vida! Vattene! Non voglio sentire più le tue volte! Un uomo che con vendetta e resa dei conti pensava di poter conquistare il mondo.